Ed eccoci per una nuova puntata di City Report. Sono Tullio Trapasso, ci troviamo in notturna, grazie alle immagini di Paolo Rusconi, alla stazione di Porta Garibaldi. Perché siamo venuti qua? Perché ci è stato segnalato da più persone uno strano via vai di personaggi che arrivavano addirittura dentro la stazione senza passare dal varco ufficiale, che è quello controllato. Abbiamo fatto un giro, abbiamo controllato un attimino di situazione, abbiamo scoperto che nel sottopasso adiacente alla stazione, sul lato sinistro, c'è un tunnel dove bivaccano e dormono diversi personaggi, ne abbiamo contati almeno una decina, dove comunque la sporcizia, la puzza la fa da padrone. Abbiamo trovato dei topi grandi come gatti e da lì si riesce ad accedere direttamente, senza passare da nessun controllo, al binario 7 della stazione appunto di Garibaldi. Delle immagini sconcertanti che potrete vedere in esclusiva. Un saluto a tutti gli amici di City Report, notturna, sono quasi le 4 del mattino di un giorno della settimana, coronavirus non ci fai paura, siamo ritornati alla stazione di Garibaldi. Guardate cosa troviamo. A fianco a Corso Como, a fianco a Piazza Gaio Unenti, le vie della Movida, Corso Como, guardate che cosa c'è. Sono svegliati e si sono accorti che siamo qui. Poco ci può interessare. Continuiamo, guardate qui, ma si può della stazione del parco.
notturna, City Report, stazione Garibaldi. Giusto per capire come funziona la situazione, visto che siamo venuti qui qualche tempo fa insieme agli elementi. Mi si è acceso un fuoco, per esempio. Pizza e guarda lì. Ma si c'erano accesi i fuochi qua. Guardate cosa c'è qui, fior di pasta, sale marino, e qui c'è un carrello che nonostante è stato asportato da qualche parte, c'è addirittura un laccio che lo tiene, cioè questa c'è dell'incredibile. Vediamo se però l'ingresso è fattibile come succedeva tanto tempo fa. Mi sembra di no, non ho tutto chiuso, non vedo gente dentro. Questa volta l'ingresso è chiuso. Perfetto. Dani, dici qualcosa, sei ritornato in campo proprio in questa notturna con noi qui dalla stazione di Porta Garibaldi, Corso Como, le vie centrali di Milano. Digli, ti sembra possibile una situazione del genere? Diciamo che era peggio, nel senso che comunque sia qua era aperto, i bilanci si estendevano fin dentro la stazione. Un piccolo passo avanti è stato fatto con la chiusura di questa porta, la porta chiusa, che direi che è già un grosso passo avanti, perché comunque questa strada porta direttamente sui binari. Parliamo di questa, poi vi faremo vedere le immagini. Una volta si entrava addirittura sui binari a fianco alla scuola, alla polizia, al binario 7, se non sbaglio. Certo. Sì. Partiamo dal presupposto che oggi Milano è effetta o affetta dal coronavirus. Mettiamola in questo senso. Avere comunque dei bivaccanti qui al freddo, cosa può portare con questa sporcizia e questa immondizia alla diffusione del virus? Io non vorrei lanciare una mina, però tutte queste persone che non si sa da dove vengano, che chissà dove abitano, chissà cosa fanno durante il resto del giorno, non si sa se possano essere affette o averlo contratto. Quindi anche questo non è un caso di una problematica di pubblica sanità. Ecco, io finora non ve ne ho parlato, nonostante in queste settimane state vedendo i servizi che abbiamo fatto sotto i cavalcavia insieme a Diamond Frank, cioè c'è un problema, state dicendo che col coronavirus non bisogna frequentare troppe persone, non bisogna stare lì vicino, bisogna lavarsi le mani, eccetera. Vi pare che in questa situazione che vi stiamo facendo vedere sia così? Poi, buona cosa, perché noi facciamo vedere anche le cose che sono migliorate, adesso la cancellatura qui è chiusa e nessuno c'è dentro, quindi almeno la stazione da questo momento è tranquilla. Però, cacchio, avete visto che ci sono i fuochi che si accendono sotto il ponte cavalcavia che c'è qua sopra la stazione di Garibaldi? Non ci sembra una cosa normale. Comunque adesso usciamo, facciamo l'uscita. E questa è una serata qualunque, in mezzo alla settimana. Ti faccio una foto. Col coronavirus, io non lo dico perché io non temo il coronavirus, ma non perché sia pazzo, ma perché penso che ci sia un po' di montatura. Tu, Dani? Io ti faccio un pensiero su quello mio. Non vorrei che sia una preghiera rivolta proprio a qualcuno che magari si è ammalato e loro lo sanno e noi non lo sappiamo. Questo ho avuto l'idea anch'io. Purtroppo non c'è nessuno che in quest'ora a quest'ora ci voglia spiegare qualcosa, ma magari ritorneremo. E come potete vedere non è solamente quello che vediamo lì, è tutto il degrado che c'è intorno al lato di Corso Como della stazione di Garibaldi. Un'altra cosa che denota il degrado di una zona, come vi dico sempre, è la presenza dei carrelli della spesa. Guardate cosa c'è qui. Dani, c'è un altro carrello della spesa. Il solito mezzo per trasportare qualunque cosa loro possano aver bisogno, esatto. Dal cibo alla refettiva. E guardate qui, è stato spaccato dalla parte dove c'è la gettoniera, dove si prendono i soldini, dove si mette l'euro, 2 euro e 50 centesimi, e abbandonato qui. Ma dove siamo qui? Guardate. Jean-Claude Biguin. Cioè, dove ci sono i negozi, sul lato, vedendo frontalmente la stazione, sul lato sinistro della stazione. Ma proseguiamo
andiamo a vedere cosa succede davanti alla stazione di Garibaldi stessa. E questa qui è un altro ingresso della stazione di Garibaldi che non si sa perché è mai aperto. Adesso giriamo, troveremo un signore sulla sedia a rotelle che è qui a quest'ora. Al massimo ci faremo due parole assieme. Ok, siamo dentro la stazione di Garibaldi. Sono... sono quasi le 5 del mattino, pensavo che fosse tutto. 5 meno 20 per essere sicuri. Importante del centro di Milano, troviamo un sacco di gente che è qui a dormire, a passare il tempo, a fare chissà che cosa. Adesso giriamo a destra per tutti quanti. Bene, cari amici di City Report, state vedendo quello che succede alla stazione di Garibaldi tra le 3:30, 4 e le 5 del mattino. La situazione forse un po' meglio di prima, ma non è migliorata granché. Troviamo ancora i senza tetto, persone che accendono fuochi, bivacchi e altre situazioni che non vanno bene. Adesso usciamo dall'ingresso principale che questa volta, rispetto all'altra volta, è aperto. Siamo usciti qui col nostro amico Daniele che tutti conoscete. Questa è la stazione di Milano Porta Garibaldi, dove aveva inquadrato dopo il nostro amico Frank. Non c'è la presenza di un vigile, un poliziotto, un carabiniere. Nel compenso la situazione tutto intorno è così. Dani, vuoi aggiungere qualcosa? Quella è Piazza Gaio Aulenti, quella è Corso Como. Siamo nel pieno centro di Milano, nel pieno centro della movida, quando ovviamente riprenderà la movida. Chiaro, però non è possibile avere una situazione del genere. È stata segnalata più di un anno fa, poi ancora prima, un anno e 6 mesi fa. E questa situazione permea, nel senso che è qui e sta praticamente sfondando la desolazione e la sconsolazione per assurdo. Però ti faccio una domanda. Adesso c'è il pericolo del coronavirus, senza ripeterci, tutti gli altri pericoli non ci sono più, terrorismo, attentato, eccetera, non c'è nessuno qui a controllare la stazione? Non c'è più nessun controllo a fare il controllo della stazione, non c'è più la camionetta dei militari, non c'è un carabiniere, non c'è un vigile, zero. È arrivato il coronavirus e si è portato via praticamente tutte le forze dell'ordine. Quindi ormai il pericolo è quello e tutti gli altri sono stati passati in un terzo, quarto, quinto, ultimo posto? E non dovrebbe essere così, perché tecnicamente il terrorismo fa più stragi di una macchina. Allora, un'altra cosa, adesso vedrete tramite le immagini di Frank. Quanti treni abbiamo visto? Ha detto quasi tutti i binari avevano già i treni lì, anche se non dovevano partire. E nessuno che controlla la sicurezza dei... Nessuno, zero. Ecco. Chiunque potrebbe prendere e manomettere magari i freni di un treno e chissà i poveracci che ci troveranno. So. Certo, in un posto dove c'è decine di persone che pernottano fuori, carrelli, fuochi accesi vivi in mezzo alla strada. Insomma, la nostra segnalazione è questa. Siamo sempre alla stazione di Garibaldi. Un piccolo dettaglio che per cui vi fa capire molto del degrado in cui ci troviamo. Dietro al vetro c'è un'attività che sta aprendo, stanno preparando le pizze, stanno facendo gli impasti, mentre fuori abbiamo la cassa di legno per sedersi e il vino in cartone di queste persone che mendicano e vivono qui H24, 7 giorni su 7, che sono scappate via perché ci hanno visto arrivare. Che dire, questo è Milano 2020 in una zona centrale.
Questo è un dettaglio che comunque ti fa pensare molto, in quanto che la via dove c'erano i bivacchi è quella là in fondo. Ora il bivacco è davanti alla stazione, non c'è più un controllo. Sì, insomma, non è una novità che dove non ci sono controlli c'è questa situazione qui. Fra l'altro, guardate, questa è la fauna che affolla la stazione alle 5:20 del mattino. Rom, senza tetto, gente che vive di espedienti e queste situazioni qui, mentre alle spalle poi qualcuno lavora. Direi che per ora è tutto, andiamo avanti. Siamo sempre a Garibaldi, tra le tante cose che notiamo in giro per Milano, noi che Milano la frequentiamo di giorno e di notte e guardiamo i dettagli, non come chi è in alcune poltrone. Guardate qui, una bicicletta e un globo incatenato. Secondo voi questa è una situazione igienica per poi consegnarvi le cose da mangiare a casa? E ce n'è centinaia in giro per Milano. Non voglio fare un servizio solo su questo, però vi voglio ricordare che questa roba qui conterrà il vostro cibo che ordinate. C'è dentro il vostro cibo, eh? Quindi, se non il runner che li porta in giro, almeno l'azienda dovrebbe dargli un limite, dovrebbe dirgli li riportate indietro, ve li puliamo e facciamo, perché altrimenti non ripetiamo coronavirus, però c'è anche altre schifezze di malattie che ce le possiamo prendere, o no Dani? No, qua ti correggo un secondo perché la borsa di Globo, per chi ha provato a lavorarci, è a spese del dipendente che la utilizzerà, quindi è di sua proprietà, ma penso che abbia l'obbligo di tenerla pulita, quindi se dovesse capitare che qualcuno di Globo o affiliati o simili nel settore vedono questa immagine, riprendete i vostri dipendenti e fategliele pulire, fategliele portare sicuramente a casa, perché il coronavirus è dato sì da contatto, ma una roba del genere ti può portare qualsiasi altra malattia. Tra l'altro, tu pensi che non possa, grazie Frank per le immagini, non possa passare un cane, fare la pipì, uno sputare, eccetera? Allora, non c'è un numero, non c'è niente, l'unica cosa che posso pensare io, prima di telefonarmi tutti per lamentarvi, imprenditori del settore consegne, cioè, pensate un attimino a voi cosa state facendo. O ci mettete un numero identificativo e quindi se trovate qualcuno che le lascia così, gli sequestrate la borsa o comunque gli levate le consegne, o altrimenti ogni sera ve le fate consegnare a casa, perché non è possibile che io debba mangiare delle robe che escono fuori da qua. E io, come tutti gli altri milanesi. E questo è uno dei tanti dettagli che vi stiamo facendo vedere in una mattina alle 5 nel centro di Milano. Siamo tra la stazione di Garibaldi, Piazza Gaio Ulenti e Corso Como, a Milano 2020 col coronavirus. Andiamo avanti. E non tanto per fare polemica, però guardate quante ce ne sono in questo posteggio sulla destra dell'ingresso della stazione di Garibaldi, zona della Movida. Questo è Deliveroo. È montata su un motorino. Ci farà le sue consegne col motorino. Questa è un'altra Deliveroo. Sempre sul motorino. Cioè, ma questa è una maniera decente di tenere un qualcosa che deve contenere il cibo? Non dovrebbero portarla a casa, perché io stanotte potrei aprirla, urinarci dentro, per scherzo, per fare una burla, metterci dell'olio, della candeggina, del veleno all'interno. Ma come cavolo siamo messi qua a Milano? Ma è possibile che tutti fanno quello che vogliono e non c'è nessun controllo? Andiamo. Stazione Garibaldi, lato via Sturzo, Corso Corso Combo, guardate qui. Continuando il giro di Porta Garibaldi, Corso Como, Gaio Ulenti, zona limitrofe, altri cartoni. Per che cosa? Per farsi il letto sotto il porticato davanti a Banca
Axar, Viale Sturzo 35, così abbiamo una coordinata fissa. E chiedo a Dani, mentre io rimango fermo qui, ma questi due cassonetti che abbiamo già visto dall'altra parte, ci dai un'occhiata? Cos'è che c'è dentro qua? Vado io? Cioè qua, cioè, continuiamo a vedere cassonetti, questi sono anche pieni, cosa c'è qua dentro? Vestiario, ragazzi, guardate, cassonetti di vestiario abbandonati tra la fermata del taxi e l'ingresso dell'assicurazione AXA. C'è anche un sacchetto dentro. Sì, va bene, comunque sono vestiti, guarda, non vogliamo frugare le loro robe. Sì, guardate, c'è dentro anche... cos'è questa roba? Per il cane, credo. Daily Oral Care. Cioè, ma è normale? Cioè, abbiamo le persone che vivono nel quartiere riqualificato di Milano, di Corso Como, Porta Garibaldi... Incredibile. Andiamo avanti. Prendi anche questo qui, fai una panoramica laterale. Come vedete, tra l'altro è sistemato bene, vedete, è staccato dal muro con un pezzo di legno, con del cartone, quindi è un qualcosa di fisso. E se ti giri, questa è l'uscita della metro Garibaldi, ecco quello che vi trovate, quello della metro Garibaldi. E qui troviamo un'altra borsa della Glovo. Siamo qui con Daniele Menti, siamo in via Vittor Pisani, viale Tunisia, quindi dall'altra parte di Garibaldi. Dani, cosa ne pensiamo? Cosa ne pensi tu che lavori adesso, collabori con la ristorazione, di questa cosa di Glovo? Io penso che questa sia una cosa da mentecatti, per il semplice motivo che noi che lavoriamo nella ristorazione prepariamo per tutto fino una consegna che ci viene preordinata dalla persona che vuole riceverla a casa. E se poi questo è il servizio, penso che sia indecente, soprattutto perché noi dobbiamo comunque assicurarci che il cibo sia in perfette condizioni, che venga consegnato caldo, venga mantenuta la temperatura, quindi le cose vengono fatte sul momento, proprio al millisecondo sulla consegna, quindi quando arriva il corriere noi dobbiamo essere pronti a consegnare. Di solito lo facciamo attendere 1-2 minuti al massimo, proprio per avere la maggiore efficienza. Scusa, ma io che sono il cliente e tu mi hai fatto tutta questa roba che mi dici adesso, e poi mi trovo uno che mi consegna la roba lasciando la borsa per settimana legata a un palo dove pisciano i cani, possono fare le deiezioni umani e animali, polvere eccetera. Ma è igienica sta roba? No, questa cosa non è assolutamente igienica, anche perché poi se un cliente comunque sta male non va a pensare che possa essere stata la borsa del Globo o la borsa di Deliveroo o di qualsiasi altra compagnia. Ne ho citate giustamente due delle più famose e delle più utilizzate, quelle che abbiamo trovato per strada. Esattamente. Io penso che la colpa, se qualcuno dovesse sentirsi male a questo punto, non è più dei ristoranti, ma deve essere assolutamente attribuita a questo genere di cose. Sì, sinceramente che dobbiamo aggiungere ancora? Ma cioè, ma mi sembra possibile, questa è da giorni che è qui questa borsa, la vediamo tutti i giorni insieme alle altre che abbiamo visto da altre parti. Ho capito risparmiare sulle consegne, padroncini, pagati un tot a consegna, eccetera, però alla fine della fiera sta situazione qui crea dei danni alla salute, altro che coronavirus. Comunque andiamo avanti, City Report. Sghiero di disturbo? Dimmi. No, è video. Stiamo registrando, dimmi. No, ero per i coglioni. Buttala, mettila là. Un attimo, volevo mettere i pantaloni e c'è il telefono. Appoggialo là, c'è il coso, non posso io adesso. C'è il tavolino, appoggialo. Ah, scassa coglione, certo. Scusami, dalla stazione di Milano Porta Garibaldi, 4 circa del mattino, coronavirus in atto. Un saluto a tutti insieme a Fran Diamond. Alla prossima, City Report.